Accanto a me il prefetto Falco, un appuntamento, quello della Blues Land, molto importante. Vediamo qua tantissimi paesi, non solo del Mediterraneo ma anche del Medio Oriente allargato e dell'Africa. Un appuntamento appunto per dirsi, per parlare, per cooperare. Assolutamente sì. Il Mediterraneo è terra di incontri, è mare di incontri, e quindi non solo immigrazione, accoglienza, integrazione, è già una bellissima pagina in questo dramma, quanto anche terra di incontri, di scambi di cultura e di tradizioni. Abbiamo moltissimo da darci reciprocamente e quindi credo che sia la strada. Quali politiche adottare in un momento come questo in cui vediamo giornalmente sbarchi anche sulla Sicilia, in un'occasione anche questa per parlare di questo, no? Ritengo assolutamente di sì. Comunque l'Italia fortemente è terra di accoglienza. Trapani è la provincia in Italia, assieme a Catania, che ha maggior numero di ospiti, e noi siamo fieri di questo, perché è l'espressione di un sentimento vero, oltretutto di una tradizione storica antica. Allora, noi stiamo mettendo facciamo gorgogliare l'anidride carbonica dentro la vaschetta, che presenta un pH in questo momento leggermente basico. Andando l'anidride carbonica nell'acqua di mare, col tempo si abbassa il pH, diventa più acido. Ma qual è il problema? Che in futuro i pesci che hanno, diciamo, il guscio, che è fatto di calcare, verrà pian piano, diciamo, rosicchiato dall'abbassamento appunto dell'acidità, e perderanno il guscio. E ci sono degli studi per ora, credo, nell'isola di Ustica, che appunto stanno studiando questo fenomeno, perché sotto credo l'isola di Ustica ci sono dei vulcanelli che emettono un'anidride carbonica, e appunto stanno facendo cambiare il pH, e in questo caso, cambiando il pH, andranno a deteriorare tutto quello che sono le alghe, i pesci e quant'altro. Perfetto, questo è quello che imparano all'ISIS d'Altavilla di Mazara del Vallo i ragazzi che studiano appunto con lei. Vediamo anche che ci sono dei microscopi. Sì, microscopi, quella è la microbiologia, stanno guardando alcuni batteri presenti nelle acque. E poi abbiamo altre cose, tipo abbiamo quei due termometri. Ad esempio vogliamo sapere l'umidità che abbiamo nell'aria. E abbiamo così uno strumento rudimentale, un termometro, il bulbo immerso nell'acqua e l'altro è nell'aria. Cosa succede? Che appena il termometro si stabilizza, quello dell'acqua, si abbassa come gradi. Abbassandosi si può fare un calcolo moltiplicando, ad esempio se segnano tutte e due 30, e quello scende a 25, sono 5 gradi di spostamento, moltiplicato per 10 fa 50, 100 meno 50 fa 50, abbiamo il 50% di umidità nell'aria. Vedo che c'è comunque anche molta curiosità da parte dei passanti, quindi il Blue Sea Land è utile per la scuola, per far vedere cosa si fa all'interno della scuola? Certamente è un'opportunità per farci conoscere per quello che si fa nella nostra scuola, e poi noi facciamo molti studi sulla sostenibilità dell'ambiente. Credo che sia un momento buono per potersi farci conoscere, anche i ragazzi sono felici di partecipare a questo evento. Accanto a me un altro professore dell'ISIS d'Altavilla di Mazara del Vallo, vedo anche qui che ci sono dei plastici, di cosa si tratta? Noi siamo, diciamo, l'altro ramo, siamo, se da uno zoom qua, siamo il settore tecnologico, costruzioni, ambiente e territorio, che è l'ultimo nato di quello che fu l'Istituto per Geometri, che resta sempre un ente primario qualificato per poi diventare geometri, ma che adesso ha questa nuova e più ampia, diciamo, impostazione didattica, perché crea con più approfondimenti tutte le condizioni per, dopo 2 anni dal diploma, facendo un praticantato per suono studio, poter conseguire questa nuova, diciamo, lettura professionale che è il geometri.
come ordine professionale diciamo più ampio e qualificato di prima, perché diciamo approfondiscono molto meglio materie come estimo, materie come costruzioni ed altro, una mini laurea insomma. Questi modellini sono stati fatti da voi all'interno della scuola, dei ragazzi? Questi sono dei plastici che rappresentano, questo qua rappresenta un vecchio baglio, e là ci sono dei prototipi di villini che sono in nuce quello che poi è la professione vera e propria dei ragazzi, costruire, ma non solo, perché oggi l'istituto è molto proteso alla qualificazione dell'ambiente, per cui i ragazzi in quei 5 anni acquisiscono tutta una serie di nozioni tecniche che li qualificano come potenziali dipendenti di depuratori, impianti di sollevamento d'acqua e altro. Quindi è una scuola molto all'avanguardia e poi è moderna perché ha poco più di 20 anni, molto ricca di laboratori. E in queste giornate di promozione del territorio penso che le nostre scuole partecipano a dare lustro alla parte più bella della nostra terra, che sono i nostri giovani, le nostre idee, il nostro modo di proiettarci in una Sicilia del terzo millennio che vuole staccarsi dal passato e proiettarsi verso un'Europa di qualità, un'Europa che ci chiede di più, ma a sua volta vogliamo anche avere di più per creare nel territorio le condizioni ai nostri giovani di operare professionalmente in un ambiente qualificato e molto serio. Thank you.